Chi fa da sé con Lucia Cuffaro. Cuffaro, ecco, tutta in blu oggi, bellissima. Allora, l'inverno è la stagione ideale per sorseggiare infusi e tisane. Sono ottime per riscaldarci quando fa molto freddo, ma sono anche adatte a regalarci una buona pausa di benessere. Allora, agli italiani piacciono sempre di più perché, dati alla mano, le vendite sono in aumento costante. Allora, Lucia oggi ci farà vedere come preparare alcune miscele fai da te invece di acquistarle. Oltre ad essere sicuri degli ingredienti, noi ve lo diciamo sempre, c'è anche il vantaggio di un ottimo risparmio, perché questa rubrica è etica, ecologica ed economica. Quanto si può risparmiare, Lucia? Guarda, fino all'80%, quindi insomma, e anche andiamo a fare comunque dei prodotti estremamente salutari e benefici. Allora, d'ora in poi niente più confusione tra tisana e infuso. Cominciamo proprio con un infuso che è perfetto quando le temperature sono particolarmente basse. Cosa serve per prepararlo? Allora, realizziamo subito un infuso che, come dici tu, no, in qualche modo c'è una differenza fra tisana e infuso. Qual è la differenza? Ecco, subito dimmi. Poi la tisana ha un effetto benefico, quindi sì, è veramente una sorta di piccolo medicamento per il benessere personale. L'infuso in genere viene fatto con anche, ad esempio, dei fiori, e più per il gusto. Quindi la tisana benefica, infuso per il gusto. Partiamo con l'infuso. Allora, l'infuso riscaldante, per realizzarlo servono 3 cucchiai di zenzero in polvere, 3 cucchiai di chiodi di garofano, 3 stecche di cannella, 3 rametti di rosmarino e un barattolo con il coperchio. Facilissimo. Realizziamola subito. Allora, quindi ho già cominciato ad allestire gli ingredienti in un classico barattolino, molto molto semplice. Andiamo a spezzettare la cannella, la mettiamo all'interno, mettiamo anche i chiodi di garofano che hanno un effetto riscaldante e purificante, il rosmarino anche per un effetto digestivo, la cannella anche riscaldante e lo zenzero, lo sappiamo. La cannella era squisita. Ecco, guarda che meraviglia che ci abbiamo. E vedo anche tu. È molto riscaldante e purificante. Lo zenzero invece lavora magari se abbiamo un po' di fastidio alla gola, ma è anche digestivo e antinausea addirittura lo zenzero. Quindi vado a mettere a fare il mio preparato, molto molto semplice, e lo vado poi a conservare in questo barattolino per addirittura 6 mesi. 6 mesi, perfetto. Allora, prima diciamo di continuare, Lucia, i tuoi consigli per preparare un infuso, una tisana alla perfezione, ci devi dire che cosa fare, cioè quali sono le cose proprio da cui non si può prescindere per realizzare appunto tisana o infusi perfetti. Allora, guarda, ottima domanda, perché magari c'è un po' di confusione sul tema. Massimo, diciamo, 95 gradi, quindi non portarla al bollore. Perché poi, di solito l'errore è questo, no? Che si tende, diciamo, a farla, a portarla in ebollizione. Invece questo è sbagliato. Esatto. Poi, sempre materiali non plastici, ma vetro, coccio, ceramica. E utilizzare poi dei colini, dei filtri, ci possiamo divertire, il bambù, quello, capito, a pinzette, divertente, oppure il classico colino, quindi molto molto semplice. Andiamo poi a versarvi all'interno, ma ci dobbiamo sempre ricordare che i tempi di infusione variano dai preparati, 5 massimo 10 minuti, ad esempio la faremo dopo per i semi di finocchio, quindi non aumentare il tempo di infusione. L'altra cosa, pulire sempre il bollitore. Ricordiamoci che una volta al mese dobbiamo fare un risciacquo, tenerlo diciamo dentro con dell'acqua e un bicchiere d'aceto, lo mettiamo dentro per circa 4-5 ore e poi risciacquiamo. Il bollitore è perfetto. Allora, siccome tu sei la donna, come dire, anche delle magie, nel senso ovviamente bella perché sei creativa al massimo, le miscele per gli infusi che facciamo? Le filtriamo e le buttiamo via. Invece io, parlando con te, ho scoperto che tu prepari addirittura un infuso buono da bere con materiali che solitamente invece noi andiamo a cestinare. Come fai? Allora, per realizzare un infuso che in realtà potremo anche mangiare, quindi buono, ecco, da quindi bere, addirittura, non solo da bere, anche da mangiare, ma è anche energizzante, quindi insomma un infuso molto divertente perché è energizzante, recuperiamo degli scarti, come dici tu, ma addirittura si può mangiare. Vediamo gli ingredienti. Dai. 2 mele, 2 arance, 2 kiwi e un barattolo, quindi anche qui facilissimo. Cosa ho fatto? Ho tagliato con un coltello le arance, i kiwi, ovviamente devono essere biologici dato che dobbiamo andare a tenere la buccia, o possiamo addirittura
addirittura utilizzare una parte delle bucce. Quando teniamo la buccia, gli agrumi biologici. Assolutamente, per evitare pesticidi. Esatto. Quindi io le ho fatte essiccare col solito metodo, su un piattino, messe su un termosifone per alcuni giorni. Quindi abbiamo i kiwi, la mela, le arance. Dopodiché le ho spezzettate e messo dentro il mio barattolo. Quindi in pochissimi secondi aggiungo anche il kiwi. Vado poi a fare un infuso, questo l'ho già preparato, e all'interno, anche se mi rimangono dei pezzettini di frutta, non li butto via, non li filtro, perché li posso poi mangiare alla fine della preparazione, mangiarli. Perfetto. Un dolcettino. Allora, adesso invece è il momento delle tisane. Allora, soprattutto dopo cena, a me capita di avere voglia di una tisana digestiva. Allora, quali consigli? Allora, questa è facilissima, te la dico in un attimo. Tisana digestiva: abbiamo 2 limoni, 10 cucchiai di semi di finocchio e, come sempre, il barattolo di vetro con tappo. E qui anche mi sono già portata avanti. I semi di finocchio sono meravigliosi, sono super digestivi, così come il limone. Il limone, solito discorso, lo dobbiamo andare a essiccare, perché così si mantiene a lungo, ovviamente, e lo andiamo a mettere all'interno del barattolo per creare il nostro preparato per tisana digestiva. Tempo di infusione 5-10 minuti, non di più. E poi filtriamo. Allora, poi invece, spesso a me capita di non riuscire, io sono una dormigliona, però insomma adesso negli ultimi tempi non è che dorma immediatamente, allora ho bisogno di tisane rilassanti. Quali sono gli ingredienti più indicati? Allora, una meravigliosa tisana rilassante da prendere prima di andare a dormire. Questo riguarda un po' tutti. È fatta con 10 cucchiai di lavanda, ovviamente lavanda essiccata, 20 foglie di salvia e un barattolo sempre di vetro con coperchio. Perché la lavanda e la salvia? Perché? La lavanda non è solo per fare sacchettini profumati, ma in realtà, fatta a tisana, mantiene tutte le sue proprietà rilassanti. Devo dire che è molto più efficace della camomilla, peraltro, che la camomilla lavora più in modalità digestiva, in realtà, per la pancia in qualche modo. Andiamo a mettere la salvia, in questo caso la possiamo mettere anche fresca, se andiamo a consumare il prodotto entro un paio di mesi, ne mettiamo una ventina di foglie e anche in questo caso lasciamo in infusione circa 5-6 minuti per fare una tisana adatta a fare tanti sogni d'oro. Tanti sogni d'oro e essere appunto anche un po', come dire, rilassati. Perfetto. Allora, io non ti posso lasciare senza la nostra pillola di riciclo. In che cosa riesci a trasformare un vecchio lenzuolo invece di buttarlo via? Allora, vecchio lenzuolo bianco, cosa ci facciamo? Ho realizzato dei simpaticissimi sacchettini per infusione, semplicemente andando a tagliare dei rettangolini e inserendo un piccolo filo, uno spago all'indentro. E dentro? E dentro c'è un infuso che ho preparato. Questo lavanda? È carcadè. In realtà a me piace anche molto il carcadè. E il carcadè che tipo di qualità? Che tipo di, diciamo, di benefici? A me sveglia in qualche modo ed è semplicemente sono lavabili ed è un modo per risparmiare anche sui rifiuti, ovviamente, quindi li mettiamo poi in lavatrice e tornano bellissimi e simpatici. Allora, grazie Lucia Cuffaro, io vi ricordo come sempre, se non avete fatto in tempo a scrivere l'occorrente delle varie preparazioni, oppure se avete qualche dubbio su alcuni passaggi, potete, anzi dovete, rivedere la puntata su RaiPlay. Adesso TG1 e poi tornate in diretta con noi a 1 mattina in famiglia. Vi aspetto.